Ciao a tutti, sono Rui da Cina. Oggi vi porto con me a fare un piccolo vlog di viaggio in Cina. Intanto vi porto a prendere il treno di alta velocità in Cina. Andiamo a vedere l'inizio della grande muraglia cinese che inizia proprio dal mare. A vedere una delle città più importanti cinesi, Tianjin. Facciamo anche una passeggiata in una città tradizionale cinese. E poi vedere invece la città Tianjin, quanto è moderna, quanto è diversa. Può sembrare tutto un altro mondo. La nostra città di partenza è Qinhuangdao. Per capirsi, si trova a 2 ore di distanza da Pechino. Mio marito è nato e cresciuto in questa città che è vicino al mare, quindi sto giro con noi ci sono anche i miei suoceri e ovviamente anche i bimbi. La stazione di treno in Cina è molto simile ad un aeroporto. Per accedere all'interno bisogna passare al controllo di sicurezza, sia per i bagagli che per le persone. Questo ovviamente è per garantire la sicurezza. Le regole infatti sono simili come per andare in aereo, ma in forma molto più leggera. Le cose pericolose non si possono portare, ad esempio i coltelli, queste cose qua. Comunque i controlli sono molto più veloci, questo esiste sia per il treno che per la metro. Una volta passato il controllo di sicurezza, c'è una seconda barriera, da cui si entrano solo chi ha il biglietto, mentre gli accompagnatori sono tenuti a fermarsi. Bisogna inserire la propria carta d'identità, la macchina riconosce e apre il cancello, non serve presentare i biglietti, siccome tutti i biglietti sono direttamente collegati con la propria carta d'identità. Chi non ha la carta d'identità cinese allora è tenuto a presentarsi dagli sportelli facendo un acquisto direttamente. Ora siamo nella sala d'attesa, siamo qua davanti a questo tabellone. Non si può andare direttamente ai binari perché ci saremmo in troppi, allora si attende tutti davanti a questo tabellone in questa sala d'attesa e si può procedere ai binari solo 10 minuti della partenza del proprio treno. Ad esempio adesso sta chiamando il treno per arrivare a Pechino, quindi quelli che vanno a Pechino si possono presentarsi per passare l'ultima barriera. La nostra famiglia sono tutti timidi, quindi non sono io che non li voglio filmare, ma loro non vogliono esporsi. E hanno la mascherina per la loro scelta. In Cina si può già presentarsi senza mascherina, ma i nonni, essendo già anziani, loro preferiscono comunque portarli per evitare magari anche altri virus. La stazione in realtà è molto simile a quelli che vediamo anche in Italia. Questo per differenziarsi dal treno che prendiamo oggi, il treno di alta velocità. La velocità media è intorno ai 300 km all'ora. Questo forse è una differenza. Il lavandino si trova fuori dal bagno, perché magari tutti quelli che devono lavarsi le mani non hanno bisogno di andare proprio in bagno. Non sembra, ma in realtà stiamo viaggiando a 306 km all'ora. È la prima volta per me venire a Tianjin, pur essendo una delle quattro
municipalità cinese insieme a Pechino, Shanghai e Chongqing, Tianjin è la città forse meno sentita a nominare. Per farvi capire, è la città dove si è inventata Jianbing Guozi, la crepe salata che mangiamo alla colazione, che stanno vendendo qui. Qui siamo venuti a vedere la casa di ceramica. Come si legge dal nome, è una casa, diciamo, tutta ricoperta di ceramica, molto bella, che splende, diciamo, sotto il sole. L'unica pecca è che veramente, ragazzi, in Cina c'è troppa gente, c'è talmente tanta gente che io non riesco neanche a avvicinarmi. Ecco, questa è la casa che io vi parlavo. E a parte le persone che vengono a visitare, ci sono anche tantissimi questi tricicli che ti portano in giro. Però c'è da un po' trattare il prezzo, perché ognuno dopo ti tira il prezzo suo. L'impressione più grande per me di questa città è che è proprio una città tra nuovo, con dei grattacieli enormi, moderni, e la tradizione, i piccoli negozietti, vedete? C'è accanto ai grattacieli una stradina dove si è nascosto una Cina vecchia. Qui ci sono anche tantissimi negozi che hanno avuto più di 100 anni, come questo negozio qua. Credo non solo questa città, ma tutta la Cina in questo momento è così, un mischio tra il moderno e la tradizione. Per pranzo siamo andati a mangiare questi mini bao al vapore. Andiamo. Nel pomeriggio siamo andati a fare una passeggiata in questa città. Il fiume che divide in questa città si chiama Haihe, che significherebbe proprio mare-fiume. In questa città vedete tante cose che hanno anche delle caratteristiche europee, come queste statue, perché qua Tianjin era stato concessione di tanti paesi occidentali, ad esempio anche d'Italia. Infatti uno dei quartieri più bello, più famoso in Tianjin è proprio il quartiere italiano che siamo venuti a visitare. Vedete questa campana, richiama proprio un stile fiorentino quasi. E la piazza principale di questo quartiere è proprio la piazza Marco Polo. Non ho mai visto così tanti ristoranti italiani in Cina. Qua ce ne sono veramente dappertutto. A parte, diciamo, i ristoranti italiani, vedrete anche i ristoranti tedeschi. Qua infatti vediamo i Bratwurst. E poi si trovano anche gelati artigianali italiani. Adesso quanto sia autentico non lo so, perché non mi sono fermata a provare, però almeno dall'aspetto mi sembrano giusti, ecco. Per curiosità sono andata a vedere un attimo anche il menù delle pizze. Vedete qualcosa di strano? Da qui abbiamo preso un autobus turistico per vedere tutta la città, che vi consiglio a tutti di farlo perché è uno del metodo più veloce, più rilassante per vedere tutta la città in maniera veloce. Sull'autobus poi c'è anche una guida che ti spiega tutti i posti che siamo passati e devo dire che abbiamo avuto anche un bellissimo tempo. Era verso le 6 di sera, quindi con una piccola brezza e il piccolo tramonto che ci ha accompagnato a finire la giornata. Questo è il robot che abbiamo trovato nell'albergo dove soggiornavamo. E praticamente ti porta le cose che hai bisogno con questo robot, ti arriva alla porta e ti suona il telefono e tu esci per riprendere le cose che tu hai richiesto. Chi ci ha giocato moltissimo. Per il secondo viaggio siamo partiti per andare a vedere l'inizio della muraglia cinese, che si chiama Shanhaiguan e si trova proprio a Qinhuangdao, quindi dista un'oretta da dove abitiamo. Come vi avevo detto, in Cina, in qualsiasi meta turistico che vai, c'è tantissima gente, madonna! Cioè, ecco, questo diciamo che è l'unico punto che mi toglie la mia voglia di andare a viaggiare, perché come vedete sulla spiaggia, sulla muraglia, c'è solo gente, gente ovunque.
Vabbè, siamo un paese grande con miliardi di popolo, quindi è normale vedere questa scena, anche perché eravamo in vacanze estive quando tutti i bambini sono a casa dalla scuola. È ovvio che anche lì i genitori approfittano questa stagione per uscire a portarli in vacanze. Comunque questo è l'inizio della muraglia cinese. Da qui si inizia la muraglia arrivando fino anche a Pechino, quindi la muraglia è lungo anche più di 10.000 chilometri. Sceso giù dalla grande muraglia, abbiamo scelto di soggiornare comunque in Shanhaiguan per un paio di notti, perché questo è un piccolo paese dove ha ancora mantenuto tutte le caratteristiche tradizionali. Ad esempio questo è l'hotel dove ci siamo soggiornati, completamente ancora in stile cinese, quella tradizionale di una volta. Tutto il paese, tutto il centro era così, con delle lanterne, il tetto in diagonale, e noi ci siamo anche vestiti in vestiti tradizionali per passare la giornata qui facendo delle passeggiate. Qui stanno facendo delle caramelle di arachidi e di altri frutta secca in maniera ancora tradizionale, quello di usare le persone anziché le macchine per batterli. Sembrano veramente deliziosi, ci hanno invitato di assaggiare e poi la mia suocera ha anche preso circa mezzo chilo da portare via. Poi siamo venuti a mangiare i baozi in questa casa tradizionale. Questo negozio, questo ristorantino esiste da più di 100 anni, ma con un prezzo super economico ancora di una volta, quindi ci siamo fermati qua per assaggiare i loro baozi. Ho ordinato dei porridge di miglio e anche dei baozi. E alcuni piatti freddi sono quelli più semplici, perché comunque non è un ristorante, è il posto dove si fa in realtà la colazione, ma noi ci siamo svegliati praticamente verso l'ora di pranzo. I baozi sono arrivati e li ho visti veramente finire nel giro di pochissimi istanti, cioè tutti ne prendono 8, 9, 10. Non mi ricordo più quanto avevo pagato di preciso, ma il prezzo era molto più economico rispetto ai posti normali. Devo essere onesta, cioè il gusto era ok, ma veramente ok, cioè quelli dei miei suoceri sono anche molto più buoni. E poi il ripieno in realtà non è così tanto, vedete che la maggior parte è la farina. Però la gente viene sempre qua a mangiare perché comunque è un posto storico e anche il posto è molto caratteristico, quindi mangiare dopo diventa anche una cosa di seconda importanza, ecco. Dopo aver mangiato abbiamo fatto un po' di ginnastica, siamo saliti sul tempio di questa città per vedere la città in alto. Vedete, praticamente come la casa dell'imperatore di una volta, e tutta la città è così. È un piccolissimo paese, però molto molto caratteristico. Da lontano ci sono delle montagne e vedi le case sotto ai tuoi piedi. Ah, dimenticavo, in tutta la città, in centro, in realtà è vietato la circolazione delle macchine. Quelli pochi che entrano sono quelli che dovevano soggiornare negli alberghi, quindi veramente puoi passeggiare tranquillamente in maniera molto rilassata qui. Abbiamo suonato il tamburo. E di sera la città si è trasformata in una città delle lanterne, praticamente ce ne sono delle lanterne giganti ovunque, e poi su questa muraglia c'era stato anche un spettacolo delle luci proiettato direttamente sul muro, era stato spettacolare. Eravamo tutti seduti per terra in attesa dello spettacolo che si inizia. Ci
E con questo vi saluto ragazzi, ci vediamo al prossimo video.